Non si fa attendere la risposta del governatore della Toscana Enrico Rossi, convocato sulla questione sanità ad Arezzo dai sindaci aretini. L'orientamento della regione è chiaro, dice Rossi. Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità e l'offerta dei servizi che il sistema sanitario regionale eroga ai cittadini. Ad Arezzo, come a Sansepolcro o a Bibbiena. Parlare di impoverimento dei servizi e di diminuzione delle risorse contrasta con la realtà e con gli sforzi che da anni tutto il sistema della sanità sta compiendo in quei territori. I dati del laboratorio MES del Sant'Anna di Pisa, prosegue Rossi, ci dicono che lo scorso anno la ASL Toscana Sud-Est ha registrato un'ottima performance con una valutazione media di 3,03 e quindi superiore alle altre due aziende territoriali toscane. I dati dei bersagli MES ci restituiscono inoltre un quadro positivo per gli ospedali di Arezzo, Bibbiena e Sansepolcro, con un miglioramento evidente rispetto al 2016. Certo, si può e si deve fare meglio, ma è sbagliato, secondo Rossi, dire che la regione vuole mortificare i territori. Al contrario, secondo il governatore, si prosegue con il decentramento delle funzioni organizzative e gestionali, dando agli operatori più strumenti per velocizzare e semplificare il lavoro di tutti i giorni. Per quel che riguarda l'impostazione dei distretti sociosanitari, posso dire che la questione è all'attenzione del Consiglio e sono certo che, sentiti tutti gli attori, saprà fare le scelte più opportune. Nelle dichiarazioni di Rossi non c'è traccia però sull'invito che i sindaci gli hanno fatto il 30 agosto ad Arezzo. Tornerà in città oppure no?